Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve, terzo video di giornata, terzo video innanzitutto ragazzi per ringraziarvi del superamento della quota 7000, è un grandissimo traguardo per questo canale, agognato, sudato ogni singolo follower, me lo sono guadagnato quindi ne sono fiero ed orgoglioso, non avrò 80-100.000 follower ma sono fiero ed orgoglioso di tutti e 7000 voi che siete iscritti alla nostra community, perché questa è la nostra community. Detto questo ragazzi, dobbiamo necessariamente in questo video parlare di un argomento che sui media mainstream non sentirete mai parlare, perché è un argomento che non va per la maggiore, anzi un argomento che cercano in tutti i modi di occultare, la condizione di DAZN, che è una condizione disperata e ha avuto, già ne abbiamo parlato poco più di un mese fa, e ha avuto in questi giorni una svolta molto molto importante con dei provvedimenti che davvero lasciano basiti e davvero non possono lasciarci, e come telespettatori e come italiani lavoratori non possono lasciarci indifferenti davanti alla condizione che si è venuta a creare. Ne parliamo naturalmente insieme in questo video, ma prima di tutto ragazzi un like a questo contenuto, l'iscrizione al canale perché è completamente gratuita, quindi continuate ad iscrivervi, perché più siamo, più cogliamo nel segno, più le nostre proteste arrivano lontano, più le nostre proteste e i nostri numeri aumentano e fanno sì che si crei un sentimento popolare vero e proprio come quello che ha devastato la Juventus negli ultimi 30 anni. Noi cercheremo di far emergere la verità senza metterci niente di nostro, tentando naturalmente di interpretare le notizie non come fanno loro, ma con la giusta prospettiva, e quindi cercheremo di far capire alle persone come stanno realmente le cose all'interno del mondo del calcio italiano. Quindi like per la circolazione del video, iscrizione e campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre su questo canale. Parliamo naturalmente ragazzi di DAZN, perché non possiamo non parlare di DAZN, perché DAZN ragazzi sta vivendo una crisi incredibile. Ormai da quando è stato, da quando ha aperto i battenti DAZN Italia è sempre stata in perdita, quindi non è che... Però adesso hanno raggiunto l'accordo per i nuovi diritti televisivi del quinquennio 2024-2029, quindi ci sono 5 anni davanti che ha questa piattaforma per, diciamo, cercare di recuperare gli investimenti fatti. Però ragazzi le cose non vanno bene, la condizione del calcio italiano è quella che è, sicuramente la scarsità di fiducia che hanno le persone nelle istituzioni del calcio italiano, nella vergogna che si palesa giorno dopo giorno, gentaglia come gravina, ragazzi la condizione abusiva dell'Inter in Serie A, io penso che la condizione abusiva dell'Inter allontani tantissimi tifosi, soprattutto di fede bianconera e milanista, che solo il 50% dei tifosi italiani e che hanno cominciato una campagna di disdette che loro vogliono minimizzare, ecco perché non ne sentirete mai parlare, perché loro vogliono minimizzare questa cosa, ma questa cosa ragazzi sta mettendo in ginocchio il calcio italiano, perché i numeri parlano chiaro, sono in netta discesa, le persone sono stanche di essere prese per il culo, perché poi quando ci sono dietro degli imbrogli, tu puoi comprare anche il gran calciatore, anche puoi avere un grande allenatore, puoi avere un ottimo progetto tecnico, ma poi alla fine quello che va ad incidere è più l'aspetto politico rispetto all'aspetto tecnico, e noi che siamo innamorati del calcio, per il pallone che rotola, per il vedere il gioco, per il calcio giocato, ci troviamo costretti a parlare giorno dopo giorno di vergognose crisi politiche all'interno del calcio, di vergognosi imbrogli, di situazioni economiche inspiegabili che nessuno si riesce a spiegare, di trattamenti, di disparità di trattamento vergognose che ragazzi sembra di sognare, basta guardare il video che ho fatto oggi, no? Il trattamento della Juventus nel fatto delle plusvalenze, diciamo nel filone delle plusvalenze, e quello invece che hanno subito tutte le altre squadre, cioè è una disparità vergognosa solo quella. Ma poi vogliamo parlare ragazzi del fatto che l'Inter è iscritta al campionato quando dovrebbe praticamente scusatemi, non far parte del campionato per motivi economici da anni e anni. Quindi ragazzi tutto questo ha portato ad un allontanamento del tifoso e tutto questo ha portato ad un calo degli introiti per DAZN, e questo calo degli introiti come viene, diciamo, riflesso su quello che è la piattaforma, c'è
un taglio del palinsesto, taglio, e quindi tante trasmissioni sono state cancellate, c'è stato quindi un ridimensionamento e soprattutto un aumento dei prezzi. E a fronte di tutto questo, per contenere le spese, sono stati licenziati 14 ragazzi giornalisti su 32. Un'enormità! Da un giorno all'altro sono stati lasciati a casa 14 giornalisti su 32. Tant'è che sono intervenuti i sindacati per cercare di mediare, cercare di risolvere questa situazione, perché parliamo, anche se sicuramente lavoratori che hanno, non certo, lo stipendio di un operaio, però ragazzi, comunque parliamo di lavoratori, non è gente che può stare a casa e campare di rendita, cioè chi fa il giornalista in TV sono pochi giornalisti che possono stare a casa e campare di rendita, magari alcuni di loro troveranno occupazione in altre aziende, però non è semplice perché quando DAZN prese i diritti televisivi della Serie A a Sky, tanti da Sky migrarono a DAZN per adesso per fare il percorso inverso, per esempio mi vengono in mente tante situazioni. Tutto questo, ragazzi, sta creando una situazione che è molto molto preoccupante, perché questa piattaforma, come detto, ha i diritti televisivi della Serie A per i prossimi 5 anni, ma sembra andare colare a picco verso un baratro senza fine. E quindi adesso la situazione va peggiorando giorno dopo giorno e vedremo, ragazzi, perché questo è il primo di questo quinquennio, il primo anno di questo quinquennio. E se continuano a perdere, non è detto che alla Serie A siano garantiti i soldi che DAZN ha promesso, perché poi è di questo che parliamo. La Serie A, è vero, ha ricevuto, come tutti sappiamo, un taglio agli introiti da diritti televisivi, vivendo una fase di recessione, un pochino una cosa che poi è seguita a ruota da altri campionati, tipo la Ligue 1, però ragazzi, adesso è a rischio anche quel patto, perché DAZN è in condizione avversa. Non viene detto, ragazzi, non viene detto per una sorta di propaganda, non viene detto perché si vuole minimizzare la cosa, non viene detto perché non si vogliono, diciamo, minimizzare anche i fenomeni delle disdette di massa per motivi politici, quindi i vertici del calcio non hanno alcuna intenzione di rivelare queste cose, per DAZN è controproducente fare troppa pubblicità a questa cosa, però la situazione, ragazzi, è preoccupante, molto molto preoccupante, e loro cosa fanno? Bellamente continuano a crogiolarsi nel loro spazio, continuano, diciamo, a cercare di mantenere il loro giochino di potere, continuano, gente come Gravina, a cercare di rimanere attaccati alle loro poltrone, gente imbecille come De Siervo, perché secondo me è una persona che è di un'intelligenza, ragazzi, minima. A me non piace offendere le persone, ma De Siervo dimostra ogni volta che apre bocca l'amministratore delegato della Lega di Serie A di essere poco intelligente. Uno che dice che la Serie A è superiore alla Premier League perché nella Serie A negli ultimi 4 anni hanno vinto 4 squadre diverse e mai 2 volte la stessa squadra, mentre in Premier League ha vinto sempre il Manchester City, anche meno, parliamo del campionato più ricco del mondo, dovrebbero soltanto copiare, imparare e cercare di capire le ragioni per cui 20 anni fa eravamo anni luce davanti a tutti questi campionati e adesso siamo un fanalino di coda per quel che riguarda l'elite del calcio. E questi imbecilli invece fanno programmi in televisione dando semplicemente la colpa alla pirateria. Ma se le persone arrivano alla pirateria è perché c'è un servizio scadente ad un prezzo troppo alto rispetto agli stipendi ed in più c'è la mafia dell'Inter dietro, ragazzi, perché già sappiamo tutti quanti che l'80% se non è, dico la verità, il Milan sembra che stia facendo una buona squadra, il Napoli potrebbe, ma onestamente io vedo Conte e il Napoli incompatibili, poi magari sbaglierò io, non vedo Conte uno che si amalgamerà bene, scusatemi, con l'ambiente Napoli. A mio modo di vedere, se il Milan non fa un miracolo con Fonseca e la Juventus non fa un super miracolo con Thiago Motta, questo campionato andrà di nuovo all'Inter, anche perché le condizioni che creano sono già le stesse, l'abbiamo visto dalla creazione del calendario, ragazzi, quindi le persone si allontanano sempre di più perché già sanno a che cosa si sta andando incontro. Poi ogni giorno esce un nuovo illecito e domani parleremo di un altro illecito perpetuato da Marotta, ragazzi, quindi è inutile, di cosa stiamo parlando? Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, continuate con la campagna delle disdette perché, come vedete, li stiamo mettendo in ginocchio e che chi loro vogliano minimizzare gli stiamo facendo un paiolo così.
Ok? Quindi devono capire che le cose devono cambiare, mandare a casa tutti questi corrotti e fare un calcio pulito, un calcio dove ognuno ha la possibilità di competere al 100%. Commento, condivisione e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!